Salve a tutti ragazzi, io sono Matt e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta di uno dei Food Birthday, ovvero Lucas Torreira. Mi raccomando, come sempre, questa serie in collaborazione con i ragazzi di Amastreet. Trovate il link nel primo commento pinnato in alto, sia al loro canale Twitch che al loro Instagram, di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore quest'oggi. Let's go! Partiamo dal costo, che si aggira attorno ai 22-24 mila crediti su tutte e tre le console. Il giocatore si presenta con 5 stelle di skill, 3 stelle di piede debole, normale e alto di work rate. Per quanto riguarda il body type, abbiamo 1,66 m di altezza, 60 kg, body type short and lean. Per quanto riguarda il carrying style più consigliato, opterei per un'ancora per andare a aumentare velocità, difesa e fisico. Per quanto riguarda invece l'ibrid di abilità, non è delle migliori, dal momento che non abbiamo tanti link per la nazionalità uruguagia e non abbiamo tanti link neanche per la squadra di appartenenza, mentre per il campionato comunque riusciamo a aggiustarci ad inserirlo in squadra, non dico senza problemi, ma comunque in una full serie A ci sta benissimo. Per quanto riguarda le caratteristiche di questo Lucas Torreira, che tipologia di giocatore è? È un giocatore che potrei definire tranquillamente quasi un Kanté della Serie A, ovvero un giocatore che per work rate e per caratteristiche fisiche assomiglia tantissimo al giocatore francese. Un mediano di difensivo, puramente difensivo, nonostante comunque la stecca dalla distanza riesca a darvela come soluzione, obiettivo, il suo focus principale è quello di recuperare i palloni. Non tanto, e un problema è un problema da questo punto di vista, per quanto riguarda il gioco aereo. Essendo alto 1,60 e non avendo chissà che valori di elevazione, da quel punto di vista soffre tantissimo. Abbinato ad un giocatore più offensivo, naturalmente, e alla Milinkovic, che non vi permetta di soffrire dal punto di vista del gioco aereo. Se non consideriamo questo lato, secondo me questo Torreira è un giocatore molto molto interessante, non tanto per le 5 di skill, che rappresenta quasi un flavor, ma tanto per l'apporto difensivo che dà questo Torreira. Tanta stamina, tanta aggressività, recupera palloni a destra manca, è sempre messo bene dal punto di vista difensivo. Infatti le tre stats difensive, che secondo me sono le più importanti, ovvero intercettazioni, marcatura e contrasti in piedi, sul 90, e si sono sentite tutte in game, oltre ad agilità ed equilibrio che gli permettono comunque, anche se viene magari contrastato da giocatori più forti fisicamente, di resistere e in qualche modo levargli il pallone dalla disponibilità, oltre a reattività e freddezza che comunque ci possono stare e quindi vi danno una mano nel temporeggiare. Vi imposta anche un attimo l'azione, abbiamo degli ottimi passaggi corti, dei buoni passaggi lunghi e una buona visione. Si sente tantissimo secondo me l'accelerazione, infatti non ha dato problemi dal punto di vista della velocità. Come detto prima, per impostazione del giocatore da inserire con un mediano più forte dal punto di vista fisico. Pecche di questo Torreira, beh, sicuramente come detto prima il gioco aereo, che non è chissà che forte, soffre con quasi tutti i giocatori dal punto di vista aereo. Un po' la forza fisica non gli permette di arrivare e spostare il diretto marcatore, è un giocatore che deve essere utilizzato non come magari Fofana, che sì, anche lo stesso Barella può essere utilizzato cercando di spostare il giocatore che va a essere fronteggiato. Non riuscite a farlo se non con giocatori simili dal punto di vista fisico e con una forza molto minore. Se riuscite ad utilizzarlo, secondo me assieme a Milinkovic è una coppia molto molto interessante. Può essere utilizzato nel rombo? Assolutamente sì, è come l'ho utilizzato io, mediano centrale nel rombo assieme a due giocatori più forti dal punto di vista aereo.
uno più offensivo, uno più difensivo, comunque può essere tranquillamente utilizzato in quel ruolo, può essere un'alternativa molto interessante. Torreira mi è apparso comunque un giocatore che dal punto di vista difensivo è molto molto composto, ordinato, non esce mai in pressione a caso. Arrivando al giudizio su questo Lucas Torreira, come voto gli do un 8 per il costo, naturalmente il rapporto che secondo me qualità-prezzo è eccezionale, non di più per il fatto di comunque avere alcune alternative salendo con il budget. Si parla di Barella, si parla di Elmas, appunto, di giocatori che comunque possono essere leggermente più ibridabili, e appunto il, secondo me l'ibridabilità incide tanto sul, su questa carta. Però per squadre di Serie A con un budget non particolarmente elevato, che magari sono alla ricerca di un mediano puramente difensivo, possono comunque identificarsi e identificare un mediano che gli piace in Kanté. Sicuramente questa tipologia di giocatore è molto molto simile, appunto come detto prima, per il work rate, per la fisicità, per le caratteristiche che poi va a rendere in campo. Occhio un attimo al passaggio, che è sicuramente migliore, personalmente l'ho avvertito migliore rispetto magari a quello di un Kanté base. Per quanto riguarda poi appunto le alternative, per quanto riguarda poi il modo che si può andare ad inserire in campo, in cui si può ottimizzare il suo rendimento, secondo me non ci sono tanti giocatori che possono rendere ottimo con un budget particolarmente ridotto, che dal momento che si rivolge a squadre di medio-basso budget, secondo me non ci sono tanti giocatori con cui abbinare questo Torreira. Sicuramente, se non è un problema dal punto di vista aereo andare a utilizzare magari lui e Barella, ok, potrebbe starci, però un po' tirata come coppia. Per cui magari questo mezzo voto, un voto in più, l'avrebbe meritato con un'ibridabilità sicuramente migliori e con delle maggiori alternative per quanto riguarda il compagno con cui utilizzare Torreira. In un rombo ci può assolutamente stare, magari può darvi il trivia per alcune soluzioni particolarmente interessanti. Per cui appunto come voto secondo me merita un bel otto, un bel consigliato insomma pienamente questo Lucas Torreira. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Mastrit, trovate il link nel primo commento pinnato in alto. Con questo video abbiamo terminato.